Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questa nuova live per il canale Corsi Videoludica, H Corsi Videogiochi sul canale Viola, ancora una volta con Aritme. Benvenuti, ben ritrovati ragazzi, riproseguiamo, ricontinuiamo e continuano ad arrivare delle chiamate da numeri sconosciuti. Che seccatura ragazzi, è già tipo la terza volta oggi. E insistono, eh? Guardate, fatemelo bloccare ragazzi. Allora, bloccalo, eccolo qua. Ecco fatto, vai. Allora ragazzi, allora, ieri sono stati aperti ufficialmente i server per giocare a Monster Hunter Wilds nella versione beta, in esclusiva per ora, diciamo, o per meglio dire in maniera anticipata per chi ha un abbonamento PlayStation Plus, quindi ovviamente esclusiva PS5 in questo caso. Saranno disponibili fino al 31, se non vado errato ragazzi, poi dal 1 novembre fino al 4 saranno aperti per tutte le altre piattaforme, quindi PlayStation di nuovo comunque, Xbox e PC, ma chi ha PlayStation Plus potrà giocare in maniera anticipata per almeno un altro giorno ancora. Io ieri sono stato contento di essere riuscito a iniziare subito la beta. Abbiamo giocato quello che è il prologo iniziale di Monster Hunter Wilds, in cui effettivamente si nota una certa diversità dal world. Intanto, per cominciare, la trama sembra essere molto più filmica. Si vede comunque che Capcom ci ha messo il suo per cercare di migliorarsi a livello di trama per quanto riguarda Monster Hunter Wilds rispetto a tutti gli altri Monster Hunter che
A livello di trama, ragazzi, è molto, molto basilare. Poi il protagonista, penso per la prima volta, finalmente parla. Non è un personaggio che rimane muto e sta a guardare quello che succede intorno a lui. È semplicemente... Finalmente ha una voce sua che può essere comunque modificata quel tanto che basta. Il character creation del personaggio, come al solito, ragazzi, è veramente bello profondo. Io non sono però mai stato bravo a fare i personaggi magari super realistici, oppure, come piacerebbe fare a me, ricreare tramite l'utilizzo di questo character creation volti di altri personaggi di altre serie, magari provenienti dalla stessa Capcom o comunque di altre serie di videogiochi. Per fare questo devo sempre andarmi a vedere dei video tutorial di gente che io non so come faccia, ragazzi, è capacissima di fare una cosa del genere. Io riesco solo a fare quello perché io di mio non sono capace, ok? Non ho l'occhio clinico per riuscire a capire bene le fisionomie dei personaggi o comunque di una persona in generale, di riuscire a ricrearla a schermo sostanzialmente. Non ho quel genere di occhio e un po' mi dispiace. Però a livello di gameplay io mi sono trovato perfettamente il feeling di Monster Hunter World. Sinceramente parlando, ragazzi, Monster Hunter World e Wilds a livello di puro gameplay mi sembrano perfettamente identici, ok? Poi magari ci sono delle sottigliezze che identificano la differenza tra i due, ovviamente. Però il mondo di mappa sicuramente è molto più aperto. Non dovrebbero esserci appunto caricamenti tra una mappa e l'altra, quindi il mondo sarà completamente aperto. Avremo sempre l'hub centrale da cui partiranno le varie missioni. E ora vediamo ora anche questa cosa di magari di approfondirla. Vediamo la beta fin dove ci permette di spingerci. La caccia principale del prologo l'abbiamo fatta. La caccia secondaria legata a post-prologo l'abbiamo fatta. E abbiamo avuto non poche difficoltà, perché come al solito, visto che da molto che non gioco Monster Hunter, dovevo smanettare parecchio. Vediamo se quest'oggi riusciamo a fare qualche caccia libera, si potrebbe dire. O a meno che non ci sia la possibilità, molto probabilmente da quel che ho visto sì, possiamo riaccedere comunque alla missione ogni volta che vogliamo, perché è anche una missione online comunque. Ma in ogni caso penso che ora ne approfitterò per vedere un po' l'hub centrale, vedere i vari negozi, si potrebbe dire, se c'è la possibilità di forgiare, se c'è la possibilità di acquistare qualcosa. Poi magari andrò un po' in giro per la mappa di gioco a cacciare i mostri in generale e a vedere un po', a esplorarla un po' la mappa. Allora ragazzi, qui dovrebbe funzionare tutto. L'audio c'è, questo c'è, perfetto. Tra l'altro spero che ho provato a risentirlo, l'audio dovrebbe essere buono. L'audio del microfono, intendo dire, ragazzi. Come ho detto, dalla scorsa live in Monster Hunter Wilds ho modificato un pochettino. Ho fixato l'audio di gioco. Ho messo dei filtri diversi rispetto a quelli che ho usato fino a questo momento. Quindi spero che sia egregio l'audio, il suono che, diciamo, ho in voce sul microfono. Che io su queste cose non sono particolarmente bravo, ho cercato dei video tutorial, ho provato alcune combinazioni che ho visto e questa è quella che mi convince di più fino adesso. Allora... Ok... A me sembra sempre... Ecco qua. Sembra sempre troppo spostato sulla destra la webcam, ora così mi sembra buona, dai. Un pochino più a sinistra. Leggermente più a sinistra. Vediamo un po'. Sì, così è decente, vai. Ok. HDMI 2 al solito. Perfetto. Allora. Inizia partita. Ho anche riequilibrato un po' la luminosità. Alcune recensioni, in generale chi sta godendo del gioco, lo sta già giocando, dicono a livello puramente grafico i fan non sono convinti. Sì, non è l'Ultimus Ultra, ragazzi, cioè a me sinceramente non mi sembra di notare questa gran differenza dal World, per intenderci, ed era proprio nativo PS4 quello. Questo teoricamente, anzi è così, è nativo PS5, è vero, non penso che ci sia la versione PS4, è nativo PS5. E io sto giocando in modalità performance, ok? Quindi a scapito della bellezza generale, ma in favore degli FPS. Però sì, vabbè, questa è una beta, ragazzi, diamo fiducia a Capcom, magari riusciranno a migliorarla. Poi magari chi vuole effettivamente giocare con un livello grafico migliore, ma anche FPS elevati, se saranno stabili, ci sarà la PS5 Pro per chi la vorrà acquistare. Allora, buono, modifica del personaggio, infinito, buono, modifica del compagno, infinito. Mi sa che è infinito perché è la beta, vero? Sono abbastanza certo perché è la beta, ragazzi.
Modifica i personaggi. I dati del personaggio modificato si possono trasferire sul gioco completo. Proverò un po' a rimodificare l'aspetto, ragazzi. Questo è il mio preset, diciamo, quello che ho creato io. Impostazioni dettagliate, capelli. Facciamo così. Colori capelli. Ok. Ok, così. Mentre il colore di riflesso. Facciamo così, dai. Estensione sfumatura, così è zero. Così mi piace. Intensità sfumatura. Questo è il massimo lunghezza dei capelli. Lasciamole... così, dai. Colori occhi, li volevo lasciare rossi e blu. In favore di Lady. A proposito di... io non riuscirò mai a creare l'aspetto di Lady. Ma ci sono dei capelli similari? Vediamo, vediamo... forse sono questi ci si avvicinano di più. Ma beh, così sembra Harley Quinn. Ok. Ci sono tante pettinature, niente male, anche carine. Vabbè, dai, mettiamoci questa qua, va bene, dai. Così va bene. Forma viso, corporatura, forma viso, ok. Trucco pittura facciale. Ah, ecco, allora c'è la possibilità di usare un trucco pittura facciale diverso. Cerchiamoli. Faccio prima così. Bene. Saturazione, luminosità. Troppo. Pochino meno. Così dovrebbe andare. Facciale 2. Vediamo, vediamo. Gli volevo aggiungere anche questo, dai. Sì, va bene. E così. E poi una terza pittura facciale. In realtà così va bene, è equilibrata. Se gli aggiungessi una piccola cicatrice, per dire che è una combattente.
Così, mi piace. Dai. Applica le modifiche? Assolutamente sì. Poi, modifica personaggio, Felin. Questo è il preset. Mi piacciono i gatti così. Vediamo, vediamo. Questo va bene. Impostazioni dettagliate. Manto. Tipologia di manto. Così sembra una tigre. Vai. Ci sta. Colore base. Saturazione. Un po' meno di luminosità. Seconda tinta. Colori riflessi manto. Io direi che in realtà va bene così. La forma della coda, orecchie. Con questi peletti, dai. Tipo pelo, viso. All'insù. Pienezza, guance. Più smilzo, la forma della coda. Questa, dai. Segni. Meno luminoso, va bene, dai. E poi se la saturazione bianca toglie la luminosità, quindi va bene così, vai. Trasparenza. La dimensione, no, va bene. Anche un secondo segno. No, sarebbe un secondo segno è inutile. Dai. Più serioso, mi piace. Allora, stanza consigliata, cerca una stanza. Unisciti subito a una stanza senza impostazioni particolari. Cerca una stanza, cerca con parametri, cerca amici. Stile di gioco. Vabbè, qualsiasi stanza consigliata in... Vai. Senza impegno. Vai. Veterano, non ci penso proprio, ragazzi. E rieccoci qua. Hai effettuato il passaggio? È troppo veloce, fatemelo leggere prima. Allora, vediamo un po'. Stiamo ancora studiando tutto. Mi impegnerò per poterti aiutare meglio la prossima volta. Ancora quindi questo nulla. Cote.
allora c'è gente online, ragazzi. Guardate, siamo entrati nel mondo di qualcuno, per l'appunto. Sono per lo più giapponesi, vedo. Da quando sono qui sono stato abbagliato da un susseguirsi di avvistamenti stupefacenti. Sono iniziato a pensare che dovrei cercarmi degli occhiali con lenti colorate. Questo è Eric. Quindi lei ci dà soltanto accesso al menu. Questo è il mostro. Un altro mostro. Noi siamo al campo base che si trova qua in questo momento. Vediamo la mappa dettagliata. Per ambiente. Questo è il Balalhara. Che sia il mostro... Deve essere un altro tipo di mostro particolarmente potente, ragazzi. Ok. Vediamo il pararospo, certo, come sono suddivise zona per zona. Quindi abbiamo solo tre categorie di mostri, ragazzi. Questo ancora dobbiamo cacciarlo, comunque. Vedete? Leviathan del deserto che sfruttano la loro forma serpentina per creare trappole di sabbie mobili. Sottoterra sono sensibili alle bombe soniche. Inizia ricerche sul campo. Pubblica e parti. Avvio rapido. Quindi posso anche scegliere così in base a come voglio scegliere io di partire. Salve gente, dispiace se io anch'io ne approfitto? Cambia equipaggiamento. Allora, iniziamo ragazzi, voglio provare per bene. Per esempio, guardia sì, spada e scudo. Il martello l'abbiamo già provato. Allora, noi già abbiamo provato il martello e le doppie lame, sostanzialmente. Bisognerebbe provare anche le altre armi, per bene. Allora, proviamo intanto lo spadone come arma primaria. Arma secondaria, spada e scudo, dai. Per gli elmi. Beh, questi sono gli elmi che avevamo fino a questo momento. Cambierò un po'. Ok. Vai. Almeno così abbiamo un po' alterato. Schieramenti compagno. Trasferisci oggetto. Elenco creazioni. Va bene, queste sono le creazioni che possiamo effettuare, certamente. Tanto sono automatiche. Vediamo un po'. Vuoi vedere le missioni? Schieramento compagno, stanza consigliata, pubblica e unisciti. Missioni facoltative, e sono le due appunto che abbiamo già effettuato. Missioni, membri stanza. Indagine su Ray Dao. Mamma mia, questo è tosto, ragazzi, però, eh. Caccia Ray Dao. Indagine sul Balahara, che abbiamo ancora non abbiamo fatto. Sapete una cosa? Facciamo così, andiamo un po' in giro per la caccia. Hopla! Insetto lampo, lampo, ottimo. Vediamo un po', vediamo un po' dove possiamo andare, ragazzi. Questa è l'area numero uno. Wow, che panorama! È bellissima questa cosa, Si muove rapidamente in queste zone rocciose. Allora, baccello scoppio intanto abbiamo ottenuto, ottimo. Che succede? Ah, è cambiato improvvisamente tutto quanto, ragazzi, visto? Siamo in mezzo a una tempesta adesso.
È apparso il Raid Awe più ricompense del solito. Aggiornamento ambiente. Ah, è comparso il mostro. Carcassa. Puoi ricavare materiali anche dai mostri piccoli. Allora, se è comparso il Raidau, eccolo qua. Inizia la ricerca sul campo. Dai, proviamoci, allora. E vediamo un po'. Proviamo a fare la ricerca, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede. Eccolo. È lui. Ma è la bestia. Oh mamma. E ci provo, ma sa che si incacchia. Andiamo! Aio! Ok, mi sono parato e ha funzionato. Avete visto un pochettino? Grazie. Aio. Sta che ci crepo, eh? Attenzione, attenzione. Cerchiamo di capire. E qui sarebbe potuto cadere addosso a quello. D'accordo, perfetto. Pronta quando vuoi. Attenzione, attenzione. Pozione, pozione. Ancora un'altra pozione. Pilastro di cristallo affilato. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni, sono qui, forza. Yes! L'ho colpito. Aio. Credo che quando infila l'ala o comunque la coda nel terreno, malus da tuono. Ok, è tosto, ragazzi, è tosto. Questo probabilmente bisogna farlo in squadra. E riproviamoci. Ok, piano. Un po' di miele, perfetto. Il Raudau è andato?
No, il Raudau non lo vedo più. Ah, eccolo qua. C'è ancora allora. Perfetto, segnalato. E ci va in automatico, credo, no? Sì. Si è spostato. Perfetto. E ha bisogno di una mano. Sono arrivato io e ti aiuto, amico. Bravo, bravo, sbatti la testa. Lo sto anche colpendo nei suoi punti deboli, perfetto. Dai, dai. Aio. Bravissimo, bravissimo, salta. Sì. Dov'è? Io... Presto, aiutami! Yes, bravissimo! Facciamo la pezzi in Raudau! Bene. Che fa? Scappa? Inseguiamolo. Baccello. Non c'ho... Ecco. Baccello lampo. Yes! Attenzione, attenzione! Ce l'ha con me, mi sa, eh! Carica, carica! Vai! Dai, dai! Una bella carica, una bella carica! Dai, dai! Perfetto, così, così! Carica, carica! Oh, azz! Benissimo! Ah, ancora qualche baccello... Non di quelli che penso io, vero?
Dai, dai, che scade. Sì, sì. Yes, paralisi. Bravissimo, bravissimo, scappa così, bello. L'ho beccato però, l'ho beccato in pieno. Così. Yes, l'ho preso. Ma tu gli ha tagliato la coda, mi sa, ragazzi. Eh sì, complimenti. Liscio. Via. Inseguiamolo. Tanto andiamo in automatico. Perfetto, baccello scoppio, ottimo. Oddio. I fulmini che cadono sul deserto sono fantastici, ragazzi, comunque. Un po' di letame, che male non ci fa. Si sta curando. Sì, è caduto nella trappola. Ah, si è liberato. Attenzione. Avevo quei baccelli, dove sono? Baccello esca, letame. Vita. Un altro po'. Dai, dai, che lo facciamo fuori. Bene così. È giorno? Si è trasformato dal giorno alla notte? Ha piazzato trappola, ottimo. Vai! Dai, che manca poco sicuro. Dai, dai! E scappa di nuovo. Inseguiamolo, forza! Thank you.
Yes! Oh, gli abbiamo distrutto tipo i pezzi dell'ala. Azioni, dai. Sono qua, forza, 10. Aglio, ma non così. Yes! Aglio. Voglio provare a cambiare arma. Dione. No, no, raggio no. Dai, dai. Dai, ma come si faceva a cambiare arma, ragazzi? Ah, ok, pietra. Non ce la farò mai così. Perfetto. Coltello da lancio. Ok. Queste sono le variazioni. Recupero stato ottimale. Comunicazione, strumenti base. Caduto? Ok, sono salita sopra questo. No, non mi scappi, eh. Bravissimo. Via, 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 via. Mangia. Vita, 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 vita il più possibile. E adesso. Sì, colpiamo la coda, che è un punto debole.
Ricacciamolo. È divertente, dai, così, ragazzi. Questo è il binocolo. Ma se era tipo riposato, qui può ricaricarsi o qualcosa del genere. Macello isolante? Baccello esca, baccello letame. Aio! È che è difficile farlo. Oh, ce l'hanno fatta? Ops. Ci hanno fatto fuori. Devo andare ad aiutarli. Accampamento mobili. Gli accampamenti mobili ti permettono di gestire gli oggetti di equipaggiamento. Servono come destinazione per il trasferimento rapido o come punto di ritrovo. Sempre felice di essere utile. Cosa posso fare per te, professionista? Parlami di accampamenti mobili. No, non voglio rimuoverlo. Riproviamoci. Un baccello lampo. E già meglio di niente. Aio! E qui, tra l'altro, siamo nel suo regno, ragazzi, vedete? Qui subiamo elettricità tantissimo. Dai. Perfetto. E l'hanno abbattuto. Però è stato difficile. Ci ho provato a dare il mio contributo in qualche maniera, dai. È un'occasione di ricerca unica. Non possiamo sprecarla. Mi dispiace se anch'io mi accaparro qualcosa? Grazie. Ricompense, vai. Meglio di nulla. Un po' di pietre che male non ci fanno. No, fate posto anche per me. Ti spiace se salgo? Vieni, vieni. Ritorniamo a esplorare. Abbiamo beccato quella che era la sua casa, praticamente, questo. E qui viene rinforzato tantissimo.
Mi sa che abbiamo bisogno di rimpolpare le nostre scorte, eh? Questa è la zona desertica, invece. Qui bisognerebbe trovare gli insettoni, o meglio, la larva, quello che sono. Prendi tutto. Bene così. Questo è il grande deserto, perfetto. C'è comunque un limite probabilmente oltre il quale non si può andare. Dove siamo esattamente qua? Questo è il luogo in cui possiamo piantare un accampamento, per esempio. Luoghi per accampamento mobili. Ma come faccio per l'accampamento? Chiama, cambia... Ah, intanto cambia arma. Ecco come si faceva per cambiare l'arma, ragazzi. Adesso riprovo, eh. Accampamento mobile lo posso inserire qua, per esempio. Allora, estrai, accovacciati... Sì, ok, questa è l'arma. Usa fiocina, fionda, quello che è. Ma se volessi... Baccello, coltello da lancia e va bene. Questa... Ah, canna da pesca, certo, per pescare, il binocolo. Va bene. Rete da cattura, kit da campeggio, eccolo qua. Monta accampamento, non sicuro. Sicurezza non sicuro, dice. Ecco come si fa, è un kit infinito. Questa è la grigliata. Barbecue, osserva il colore della carne, ma questo non lo possiamo fare, ecco quello che volevo fare prima. Il barbecue, osserva il colore della carne mentre cucini, premi X per interrompere la cottura. Una volta arrostita dovrai tagliarla a pezzi, premi X con il giusto tempismo per aumentare il numero di tagli. Pasto personalizzato, usa le reazioni per preparare un pasto, ingredienti diversi hanno effetti diversi, quindi assicurati di mangiare a sufficienza prima di andare a caccia. Ingredienti aggiuntivi. Prova ad aggiungere ingredienti aggiuntivi ai tuoi pasti. Estenderanno la durata e aumenteranno gli effetti del pasto e attiveranno le abilità cibo. Oltre agli ingredienti aggiuntivi puoi aggiungere un tocco finale a un piatto per aumentare ancora di più gli effetti del pasto. Per esempio, questo aumenta l'attacco, ci sta. Questo pasto cintura nera... Che cosa fa? Abilità cibo, pasto cintura nera, riduce il consumo di resistenza quando effettui delle mosse che consumano resistenza, come le schivate. Pasto acrobata, prolunga brevemente il periodo di invulnerabilità alla schivata. E tocco finale, curativo, aumenta la quantità di punti vita recuperati curandoti, allevia effetti vari, alterazioni di stato, neutralizza gli effetti di climi caldi o freddi e aumenta le difese di, a tali ambienti. Vai! Vedete, il cibo è poi sempre importante. Tocco speciale in più. Ah. Yes! Hai scoperto un luogo di accampamento mobile. Quindi il accampamento mobile sarebbe qui. Voglio provarci almeno una volta per vedere cosa succede.
Però dice non sicuro. E devo spenderci parecchio. Però lo voglio fare, dai. Ricordiamoci che può essere distrutto questo accampamento mobile. Attenzione, ragazzi, eh. Tenda zona 13, ovest. L'equipaggiamento, comunque, mi sa che a parte queste non c'è altro, giusto? Va bene così, va bene così. Sempre felice di essere utile. Cosa posso fare per te? Come va? Decidi tu dove costruire un accampamento mobile, cacciatore. Parlami, rimuovi l'accampamento. Costo già allestito, rimuovi, sì. Ok, nessun problema. Facile, facile proprio. Sono qui per aiutarti. Schieramento compagno. Stanza consigliata. Cerca una stanza. Unisciti a una missione. Queste sono le missioni facoltative. E siamo riusciti ad abbatterlo alla fine. Grazie al fatto di fare con gli altri giocatori. Attenzione. Noi non siamo ancora andati alla caccia del Balahara però. Vediamo un po'. Per esempio, non puoi passare perché è già stato raggiunto il numero massimo, va bene. Beh, questo per esempio. Ricevuto. E iniziamo la missione del Balahara. Quindi la grande creatura, quella che abbiamo visto nei trailer, era quella ed era veramente tosta. Ora provo con quest'altra arma, poi le ricambiamo e riproviamo di nuovo. Missione abbia inizio per ordine della ditta. Ci hanno mandato delle scorte, facciamoli buoni. Questa parte è automatica, nella corsa, ragazzi. Vai! È lì che si trova quella creatura che sfrutta l'energia elettrica. Belle tame. Eccolo là. Testa, testa, testa! Ed è andato a terra, ottimo! Mostro abbattuto, a parte che c'è un bug mostruoso. Bug mostruoso, ragazzi. Che è successo? Ah, non era questa la creatura. Accidenti, non era questa, ragazzi, vero? Il Balahara era questo, ma non era quella la creatura in questione, mi sa. Ho partecipato a una missione, l'avevo già fatto fuori troppo velocemente. Comunque mi sono beccato le ricompense.
Numero di colpi precisi sulle ferite. Aria è zero. Quindi c'è anche una sorta di... ci fanno venire alla fine della missione di caccia chi ha fatto cosa, praticamente. Questa deve essere la tenda principale. Se stiamo studiando quella creatura, sarà meglio controllare specie simili. Cercherò dei materiali. Anche gli altri materiali sui mostri. Magari una richiesta di cottura. Oh, pardon, avevi bisogno? Per ora no. Anche le creature che abbiamo già scoperto sono ancora un gran mistero per noi. Andare in una terra del tutto ignota per studiare creature ignote potrebbe essere una pazzia. Ma forse è questa la natura delle creature che chiamiamo ricercatori. È il nostro destino. Ferdinand, io ti conosco dal World, o comunque uno appartenente alla tua specie. Non pensavo che la mia età avrei potuto gettare le basi per le ricerche di una nuova regione. La vita è piena di sorprese. Sono qui per aiutarti, riproviamo con qualche missioncina. Vai. Tempo scaduto, condizioni fallimento, tempo scaduto, svieni 3 volte, fino al massimo di 4 giocatori. Raggio? Che è già finita? Ah no, ecco, mi pareva. Queste scorte ci aiuteranno nella missione. Ricordiamoci di usarle. Corsa veloce, accelera. Rallenta. Ferma. E poi eccolo là. Sta già combattendo contro dei altri mostri. Eccolo, è il nostro bersaglio. L'abbiamo messo al tappeto. Andiamo. Dai. Sta spostando. È qui sotto, eh. Eccolo. È spuntato un altro mostro. Via. Sì. Ho preso la creatura sbagliata, ma va benissimo. Spero tu occupati di quell'altro. Perfetto, dai. Io. Mi è arrivato un secondo, cacchio.
ok, ok, ok. Si sta svegliando di nuovo. Fare. Eccolo là. Dai, dai. Allora, scudo, schivata. Yes! Così, così, così. Qui, qui, qui. Inseguimi, inseguimi, inseguimi. Dai che c'è la trappola. Dai che c'è la trappola. Yes. Dai, dai! Dai, dai! Yes! Che si sveglia di nuovo. C'è questo col scudo comunque. Dai, dai, dai. Bella questa. Dai, che stordito! Peccato non sono riuscito a saltare, ma ce l'abbiamo fatta, vai!
Oh. Mi sa che c'è un piccolo bug, ragazzi, per cui non riesco a... Allora, rimuovi. Oh, bene, dai, la carcassa. Oh, ecco qua. Non riuscivo a raccogliere gli oggetti. Carcassa di Taliot, perfetto. Ma poi, serviranno qualcosa? Tutte queste scaglie, tutti questi oggetti che riusciamo a raccogliere, le ricompense, verranno trasferiti magari. Ok. Io cosa ho fatto? Il cavaliere Provetto, cavalcate con successo, 2 volte. Questo sono riuscito a fare io. Mi sa che ragazzi, sostanzialmente abbiamo già visto tutto. Già all'opera? Scusa, sto ancora finendo i preparativi. Quindi niente, non possiamo andare da farci forgiare la roba, ragazzi. Ehi, scusate, ma stiamo ancora sistemando tutto. Sapete che vi dico? Andiamo un po' in giro. Ecco qua, perfetto. Questa roba ci servirà. Insetto lampo, ottimo. Macello letame, ecco qua. Pozioni, ottimo. Scendo un attimo. Preso. Ah, ok, cacciamo così alla bene meglio, dai ragazzi. Proviamoci. Mi basta trovare... Ecco questo, per esempio. Yes. Proviamo con lo scudo. Se ce la facciamo, eh. Oh. Ok, modalità precisione. Colpo di scudo. Vedi, dritto in testa. Funzionerà, ragazzi, se riesco a parare lo scudo. Qualcosina ha fatto. Forza, sono qua, forza, sono qua. Servirebbe qualcosa da fargli cadere in testa, dai. Non c'è nulla? Dove scappi? Puoi ricavare materiali anche dai mostri piccoli. Attenzione, attenzione.
Peccato. Sì, però sono riuscito a salire sopra. Dai che comincio a prenderci un po' la mano. Yes, così. Comunque non mi dispiace. Lo scudo è piccola arma, diciamo. Yes! Così, cacchio. Aio! Yes! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Guardate! Ce l'ho fatta, ragazzi! Quello che volevo! Non si è visto bene, ma ho alzato lo scudo e la guardia. Nello stesso istante ho fatto una sorta di parry. Ora incavolato, va bene. Non l'ho fatto bene. Forza. Potevo farlo meglio. Lascia fare a me. Pure in arrivo. Ok. Dai, dai! L'ho parato comunque, dai! Questo era da parare, vero? Ok! Aio, no! Scappa, scappa! C'è qualcosa che posso fargli cadere addosso? Non ancora. Dai, dai. No, non mi scappi bello, eh. Forza, inseguimi. Sono qua, forza. Yes. Yes, l'ha sentito. Forse devo essere posizionato al momento giusto. Yes, dai. Dai, che stordito. Vedi, già sto migliorando, ragazzi. Sto già migliorando. No, non lo mangerai. Per come vuole recuperare energie. Ha recuperato le energie, vero? Preso. L'hai sentito?
E scappa. Dai, dai. Ecco, una piccola pietra mi può tornare sempre comodo. Macello ferita, ottimo. No, stavi scappando? Vieni, vieni, vieni. Forza, sono qua. Dai. Dai, dai, dai. Perfetto, recupera, recupera. Forse prima ci ho avuto solo fortuna a riuscire a fare quella cosa di bloccarlo, ragazzi. O bisogna essere proprio centrati perfetti. Ma sono contento di esserci riuscito. Era una delle cose che volevo assolutamente provare. Con le armi che fanno guardia funziona. Dai. E questo non è neanche un alfa, è la versione più base. Perfetto, arrivo. Sono qua. Forza. Forza. Yes. Attaccami, attaccami, sono centrato perfetto, dai. No, peccato, speravo di farcela. Grande. Ho fatto una parata, ma non quello che speravo. Parata, ma non quello che speravo. Come si fa esattamente? Perfetto. Oh oh oh, è comparso il mostro numero uno. Credo che sia quella la mossa giusta, ragazzi. Il problema è che
Vita. Occhio. Via, seguiamolo. Hanno aggiunto ulteriori scopi. Dai, dai. È apparso il super predatore di questa regione. Oddio. Ha lanciato contro di me un animale. Il terreno potrebbe tornarci utile in combattimento. Yes. Oh, così una caccia un pochino più decente. Tanto riuscissi a beccarlo proprio lì. Dai. Yes. Gli ha fatto male, eh? Aio. Lascia fare a me. Cure in arrivo. Dai, dai, dai. Come si fa? Oh, ecco. È fantastica questa cosa, ragazzi. Se hai l'abilità guardia, basta premerlo nel momento opportuno, giusto? Ora è incazzato, è incazzato. Coraggio, sono qua. Attaccami. Forza, forza. La ferita sulla zampa. Dai, così. Attenzione, attenzione, attenzione. Ho poi bisogno di vita. Grazie per la botta di vita. Ah, peccato, non sono riuscito a evitarlo questo colpo. Forza, sono qua. Ma dove scappi? Ok, ok. Adesso. Yes. Potenziamento attivato. Bravissimo.
L'ho notato. Aglio. Questo poteva farmela meglio di così, eh. Yes! Bravissimo, dai, così! Dai, dai, dai! Sì! Da notare che quando ha una ferita si attacca automaticamente, praticamente. Baccello esca, baccello letame. E poi dove scappi? Dove scappi? Oh oh. C'è un'altra creatura bella pericolosa, eh. Beh, mi sono parato ed è caduto. Aglio! Vabbè, pure i fulmini mi stanno aiutando, ragazzi. Lo stanno colpendo, avete visto? Sì, sì, bravo, attiralo tu. Vai, 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 vai. Bravissimo. Non mi scappi, non mi scappi. Dai, dai, dai! Ma che fa? Si addormenti! Vada, vada ad addormentarsi! Dai, dai, dai! Peccato. E pensavo che stavamo andando benissimo, ragazzi. Peccato, stavamo andando molto molto bene, a dire la verità. Quell'ultimo colpo è stato devastante, purtroppo. Spada. Sono curioso di vedere. Con la spada è fattibile fare questa cosa? Ah, lì si può creare un altro punto, d'accordo. Un accampamento basilare. Colpito. Sono qua, forza.
Occhio. Ok, non proprio. Yes. Cassa. Oh, una creatura che trasporta tipo lo scarabeo, vedete? A proposito, si possono catturare. Una delle mie attività preferite in World era fare rete da cattura. Si può fare. Stercorario. Ah, è uno stercorario, infatti, allora, proprio. Yes. Ok, resti di ossa preso. Ma c'è le torce meglio, però. Ricompense, ottimo. Quindi, adesso. Hai scoperto un luogo di accampamento mobile. Qua. Mono, fermati. Qui l'accampamento. Zona collina vedetta. Quindi da questa parte. Grazie. Trovare piccole creature da queste parti non è facile. Questo. Ok. Posso salire qua, credo. Accampamento. Trasferisci oggetti. Lama, proviamo la lancia. Come secondaria spadascia. Dai. Ok. Aio. Ok, attenzione. Posso pararmi mentre attacco, forse? Non me ne preoccupo niente. Benissimo. Questa non mi piace molto come arma, ragazzi, voglio essere sincero.
Vai. Ah, la telecamera, aiuto. Occhio. Yes. Questo volevo fare. Devo essere posizionato meglio di così, però. Io. Occhio. Ok, però non sono parato. Forse non è poi tanto malaccio, eh? Oh, si è posizionato sotto una trappola. Se soltanto... Lasciamoli combattere fra di loro un attimo. Bravo, che sei finito dentro la trappola. Seguiamolo che è meglio. Via via. Forza, attaccami, attaccami. Io, liscio. Dai così. Forza, forza, forza. Ah, l'effetto del pasto, ragazzi, ancora erano in atto addirittura. Occhio. Ah, peccato, non sono riuscito a evitare l'attacco. Cacchio. Ah, peccato. Sì, 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 sono tutta intera. Ma dove? Sono qua, sono qua. Forza!
Bravissimo. Beh, almeno mi sono parato. Yes. Dai. L'ho messo letteralmente all'angolo, forza. Si è fatto giorno. E inseguiamolo, forza. È andata. Ah, peccato. Aio, questa mossa è pazzesca, è pericolosissima. Grazie. Occhio, occhio. Oh, finalmente. Dai. Oh, mi sono bloccato un pochettino, ma ce l'ho fatta. Dai. Yes, sempre di più gli fa male. Sempre di più gli fa male. Però ho bisogno di qualcosa per rimpinguare la vita. A tenere so fottuto. Ah, meno male. C'è. Yes, questo volevo. Ce l'ho fatta. Questa missione ce la pagheranno bene. Adesso proviamo l'altra arma, dai. Ok, come ho detto ragazzi, in realtà questo non mi disgarba affatto, perché è un comiuro di potenza e non particolarmente agile, ma è potente. Può essere precisa se usata al meglio. E posso anche mettermi in guardia. Quindi non è poi tanto malaccio, anzi. Oh, adesso questo è il momento migliore per correre in giro. È ancora un po' instabile, ma è sempre una beta, ragazzi, eh.
Dai, che avranno tempo di sistemare tutto. Buono così. Ma c'è lo scoppio. Erba spina. Ok. Questo. Ho un deposito. Carino l'effetto anche che si possa vedere. Io posso salire, perfetto. Siamo tornati indietro. Cambiamo arma. E di qua dove ci porterebbe? In una nuova area che attualmente non esiste. Ok. Allora, io vorrei... Ah, si può catturare comunque, vedi? Le creature più piccole si possono catturare, allora. Dai, dai, dai. Piano, piano. L'ho preso? Mancato, vero? Buono! Oh, l'ho preso. Insetto spazzino. L'abbiamo catturato. Ci saranno altre creature? Dai, 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 dai. Preso. Questo è il luogo. Hai scoperto un luogo di accampamento. D'accordo. Poi, io vorrei... Questo è il binocolo. Prendilo, prendilo. Baccello sonico, ottimo. E altri tre baccelli sonici. Questo è il deserto, andiamoci. Qui è dove avevamo iniziato noi. Ci sono un sacco di mostri lì. Si vede. Vai col miele. Grande. Con R2, ecco come si faceva, con R2 ferma. Ok. Qui mi sarebbe piaciuto se ci fosse stato il Diablos. Spero che tornino le creature più vecchie. Quelle più iconiche. Oh, eccolo là. Ci devo provare, allora. Ah!
Beh, non male comunque, dai. Missione iniziata. Stasera posso tagliargli la lingua. No, scappi? Bravissimi, attaccatelo, attaccatelo! Sono riuscito a deviare un attacco, vero? Perché l'attacco si può deviare non solo con la guardia. Forza, forza. Ero riuscito a deviarlo, ragazzi, quell'attacco. È stato fenomenale. Sì. Dai che va a terra, dai che va a terra. Aglio, dovevo evitarlo questo. Allora filiamocela. Dai, questo è l'attacco che posso deviare sicuro. Colpo selvaggio. Yes. Buono così. Dai, dai. Yes, yes. Mi faccio male, mi faccio male. Vedi, spezzo parti tipo di armatura o una cosa del genere. Yes. Occhio.
Peccato! Per lo scudo ho capito come funziona. Per l'altra arma mi sa che devo colpirlo nel momento più opportuno. Proviamoci. Eccoli là. Ups. Sembra che il mostro abbia lasciato qualcosa. Eccola qua. Bisogna saperlo come... Dai! Bene così, bene così! Dai, dai, dai! Ah no, non mi scappi. Dai, 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 dai. Yes! È ora di andare all'attacco! Dai, dai, dai! Così. Dai, dai. Yes. Brava la mia partner. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Buttiamo ancora qualche altro minuto per prenderci la mano. È un'occasione che ricerca unica. Possiamo sprecarla.
una serie di ricompense. Benissimo. Vediamo un po' qui cosa c'era. Ma c'è lo scoppio, ottimo. Oh, buono, un paio di pozioni finalmente. Poi da che parte posso andare? Di qua? Hai scoperto una zona per l'accampamento, d'accordo? Opale fossilizzato, d'accordo? L'accampamento base dove si è? Dove è ubicato l'accampamento base? Luogo zona sud, ok. Questa. Eccolo qua l'accampamento. Ti spiace se salgo? Trasferimento rapido, perfetto. Proviamo a cambiare arma. Allora, spadascia l'abbiamo fatta. Falcione insetto. Usa i chinsetti per raccogliere estratti che aumentano la tua potenza. Usa il falcione per eseguire balzi e attacchi a mezz'aria. Nessuna guardia, però. Veleno e recupero. Va, facciamo veleno, vai. Ah, questa però diventa una secondaria, così. Ok, così. Ascia. La balestra? Proviamo? Allora, uniamoci in qualche maniera. Bene, le quattro bestie presenti in quest'area ce le abbiamo fatte tutte quante. Perfetto. Missioni. Voglio qualcosa di un po' impegnativo. Il Ray Dao. Dai, dai. Preparazione completata. Membri 3 su 4. Ah, dobbiamo... preparazione completata. Ah, la missione è stata annullata. Che sfiga. Va bene, dai. Seguiamo in un'altra. No, già fatto. Già fatto. Questa, posso? Voglio provarlo con una abbastanza tosta. Forza, 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 forza. Quanto ci impiega a caricare? Sarà perché è online. Eccoci qua. Affrontiamo la nostra caccia senza sorprese oggi. È arrivato un po'.
Eccolo là. Attenzione. Dai. Ho un po' di vitalità, sì. Ehi, questo. Perfetto. Forse il modo di attirarlo qua. Oh, la peppa. Mi ha già steso. Eccolo là. Proviamo a cambiare arma. Allora, fionda. No, ho sbagliato. Cambia arma di nuovo, ok. Estrai arma in sella, perfetto. Mira. Ricarica. Dai. Dai. Le armi da fuoco comunque a me non interessano particolarmente, ragazzi, eh. Riesco quelli corpo a corpo. Ricarichiamo. Ma anche i proiettili sono infiniti. Almeno per questa tipologia così, eh. Buono così. Dobbiamo distruggere anche l'altra ala. Ah, è fuori portata addirittura. Dai. Dai. Dov'è? Via, inseguilo. Vai.
Ho sbagliato completamente. Ma dove sta? Ok, devo andare di qua allora, suppongo. Un po', maledetto. Vai. Seguilo, seguilo. E dai, che l'abbiamo trovato. Testa, a testa! Il terreno potrebbe tornarci utile in combattimento. Yes! Ma che figata ce l'ho fatta! Occhio! Liscio! Dai, dai. Ah! Dai, dai, dai. Vita, vita! Carichiamo anche questa. Bravissimo! Carica, ricarica. Dai. Dai, dai, dai. La testa, la testa. Sì, così, così, così. Forse perché la beta, ragazzi, fa i proiettili, li fa infiniti. Dubito fortemente, però, che nel gioco fatto è finito, i giochi sa, cioè i proiettili saranno infiniti, ne dubito fortemente. Seguilo, seguilo! Beh, benissimo, ma c'è lo scoppio, è quello che volevo. Eccolo là. Sì,
Dai. Scappa. Attenzione. Oh, vedi che un pochettino questa volta funziona. Via, inseguiamolo. Visivamente è bellissimo, perché si capisce dove possono cadere i fulmini. Avete visto, no? Vai! Dai. Questa sarà la nostra ultima caccia, ragazzi. Forza. Ai. Può scappare di nuovo, vero? Sì, l'ho atterrato. Dai. Sapete dove ho capito che funziona bene il fucile, ragazzi? Nelle cacce di gruppo. Uno alla distanza continua a martoriare l'animale, diciamo. E un altro li colpisce invece con le armi da fuoco normali. Meglio seguire lui, vai. Allora, lui sta andando là. Sappiamo l'esatta ubicazione di dove andrà a finire. Colpito con l'erba spina, forza! Ovviamente mi sa che da cavallo gli facciamo meno danni, però dobbiamo comunque colpire i punti. Non è così. Dai.
Ricarica, ricarica. Sì, dai che lo... Forza, forza, forza! L'unica pecca secondo me è a livello grafico, ragazzi. Ovviamente su una beta, però... Avevamo detto, comunque durante le presentazioni, che la demo e le beta che avevamo già mostrato, che è la versione 1.0 ancora, c'è da lavorarci, eh. Dai, 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 dai. Oh, oh, spostiamoci. Yes, l'ha sentito, l'amico. Così. Wow, 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 piano. Oh, 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 cavolato. Dai, dai. Dai, dai, dai. Dì, addio alla coda. Yes. Ce l'avevamo fatta. Tutto sommato, ragazzi, mi sembra molto più facile di un'altra certa creatura che conosciamo noi, eh. Il Rathalos, secondo me, era molto più complicato da abbattere. Però questo testimonia come veramente molto... È veramente, ragazzi, divertente giocare insieme, in questo caso. Ed è perfetto così. Io non ho altro da fare, ora come ora. Magari ci rimetterò sicuramente le mani... successivamente, magari per il 4, ragazzi. Da domani non posso fare live in generale, di conseguenza di certo non rimetto le mani sopra Monster Hunter, e la demo termineranno il 4. Magari il 4 ci rimetto le mani sopra una terza volta, se mi va. Risorse raccolte 11 volte, il rovistatore. Ho ottenuto questo titolo come miglior performance. Perché sono compulsivo, ragazzi. Tutto ciò che è in giro devo raccoglierlo. E siamo tornati al campo base. Peccato che non abbiano se mai voluto aggiungere la possibilità di crearci già delle armi, anche basilari, oltre a quelle che già abbiamo. Abbiamo soltanto le armi base, sostanzialmente, ragazzi. Non possiamo modificarle né utilizzare quello che abbiamo a disposizione noi, sfortunatamente. Vedete, elenco creazioni.
Sì, le trappole, quant'altro, i baccelli lampo. I proiettili, che comunque qui sono infiniti, almeno nella beta, quindi non è che me ne preoccupo più di tanto. A meno che non siano tipo proiettili base, mentre i proiettili di natura diversa, soporifere, esplosivi, grappoli, sono effettivamente da creare. Comunque ho rivalutato, almeno i fucili quantomeno, i fucili li ho rivalutati, ragazzi. Magari la terza e ultima live che faremo il 4 pomeriggio, prima della chiusura definitiva della beta, ragazzi, sarà incentrato. A questo punto abbiamo terminato praticamente questi. Questi li abbiamo terminati tutti. Le doppie lame in realtà le abbiamo già utilizzate. Lancia fucile ancora non mi sembra che l'abbiamo usata. La lama caricata neanche. Abbiamo usato la lancia, per l'appunto. Mancherebbe la balestra leggera, l'arco e questi qui. Quindi facciamo questa. La spada lunga. E invece come arma, anzi principale, facciamo balestra leggera, dai. Proviamoci. Queste due saranno le nostre prossime armi, ragazzi. Nata! Sto bene. Tutto parte da te, tra l'altro, Nata. Comunque è stato veramente divertente. Dai! Facciamo un bel salvataggio. Perfetto, torniamo alla schermata principale. Salta comunque, salva e torniamo alla schermata. Buono così, ragazzi. Mi ritengo più che soddisfatto. Sono le 5 precise, quindi possiamo interrompere qui la live di oggi. Spero di aver messo... Sì, penso che l'avevo messa nella giusta maniera, la luce della webcam. A parte il fatto che ormai, ragazzi, già alle 5 c'è il tramonto. Quindi comunque, ora come ora, comincerà a fare buio molto, molto presto. Bene, allora, ragazzi, io come al solito vi ringrazio tanto per aver seguito questa live. Vi chiedo di lasciare un pollice in su se il video è piaciuto e volete vederne altri. Iscrivetevi sia al nostro canale YouTube che al nostro canale Twitch. In entrambi i casi vi chiedo di attivare la campanella di avvisi e di notifiche per rimanere sempre aggiornati. Voglio rammentarvi che le nostre live possono essere in qualunque giorno della settimana. Per sapere quando potete visionare o la sezione programmazione e informazioni di Twitch oppure la sezione community del nostro canale YouTube. In entrambi i casi trovate una lista aggiornata per quanto riguarda orario, data e argomento delle live. Vi ricordo poi che da Twitch le nostre live vengono ricaricate sul canale YouTube Corse Videoludica, dove trovate sempre un video in anteprima ogni martedì, giovedì e sabato. Ancora una volta vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo nei prossimi video e prossime live. Ciao a tutti!